E bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi. Io sono Manuel, questo è Canale Forza Lazio. Partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzuoli per l'ultimo video di questa giornata. Vi ricordo che in descrizione avete tutte le informazioni che vi riguardano per entrare a far parte del nostro canale, per appunto prendere a conoscenza di tutto, dei social, email, numero di telefono, tutto quello che vi può servire. Rapidamente, chiedo scusa per la forte mia ripetitività di questi giorni, ma devo farlo. Sono rimasti solo 8 posti disponibili nella Lega del Fantacalcio. In realtà la storia la sapete, in realtà la Lega si è esaurita subito nei suoi 80 posti, ma nel tempo ho scoperto, grazie al cielo pure abbastanza velocemente, ho scoperto che molti, no, molti è un parolone, una ventina di questi 80 erano disturbatori, gente che è venuta, che è entrata solamente per togliere il posto a chi davvero aveva voglia di prendere parte alla nostra lega. Quindi cosa ho fatto? Io ho identificato queste persone e adesso sto dando la possibilità a chi mi scrive in privato su canale Forza Lazio @gmail.com, trovate tutto in descrizione, di subentrare al posto di queste persone. Chi subentra adesso non è in ritardo, si è perso solo 3 giornate, ma soprattutto per le modalità di svolgimento della Lega di quest'anno, che ho completamente ridisegnato, 3 giornate di ritardo, credetemi, non sono niente, niente, niente. Quindi ragazzi, senza problemi, chi vuole entrare a far parte del nostro gioco si iscrive a fantacalcio.it e con quella stessa mail mi iscrive alla nostra mail che vi ho citato poco fa e che trovate in descrizione. Nel giro di pochi istanti vi farò subentrare a una squadra di questi qua e potete personalizzarla, potete fare tutto quello che volete senza problemi, tranquillamente. Ecco, questo è importante. Fatta sta premessa, andiamo al video. Perché dico video? Perché in realtà c'era già un altro video programmato per le 18, è un video che ho posticipato a domani mattina alle 9, video molto interessante che vi invito chiaramente ad osservare domani mattina. Perché? Perché c'è la notizia che per me è più importante, la notizia che ha priorità, senza proprio il minimo problema, proprio senza il minimo dubbio. Ce l'ho chiaramente con la notizia di oggi, che in realtà vi dico la verità, qualche spiffero mi era già arrivato 3 giorni fa. Sì, 3 giorni fa. E proprio forte di questo, oggi abbiamo la conferma. E quindi, ragazzi, secondo me dobbiamo festeggiare come giusto che sia, nel mio piccolo, dedicando un video, Ciro Immobile. Ciro Immobile, che è ufficialmente il nuovo capitano del nuovo ciclo della nazionale di Luciano Spalletti. Attenzione, perché questo vuol dire responsabilizzare Ciro Immobile, vuol dire che Ciro Immobile sarà certamente un titolare insostituibile del nuovo corso della nazionale. Vuol dire dare grande responsabilità a Ciro Immobile, vuol dire responsabilizzare Ciro Immobile, come giusto che sia. Vuol dire premiare Ciro Immobile per tutto quello che ha fatto nella sua carriera. Vuol dire che forse il precedente CT non ha premiato, come giusto che fosse, Ciro Immobile. Non lo ha premiato. E allora, amici miei, tanto con grande tristezza devo appurare che è tornato il traffico, quello pesante che odio, su Roma. Ecco, a posto, ora mi faccio 20 minuti di fila. Vabbè. E quindi ragazzi, contento per questa cosa di Ciro Immobile. Attenzione, perché è un fatto storico quello di Ciro Immobile. Indovinate un po' chi è stato
l'ultimo capitano della nazionale, però devo fare una specifica perché fasce volanti l'hanno presa tanti, tanti giocatori della Lazio in passato. Io parlo di capitano ufficiale, quindi non di subentrante al capitano titolare, al vice del vice del vice, no, 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 proprio capitano ufficiale della nazionale. Indovinate un po' chi? 83 anni fa Silvio Piola è stato l'ultimo capitano della Lazio. E già, ragazzi, ancora una volta il nome di Ciro Immobile va ad incrociarsi con un nome storico, prestigioso della storia della Lazio, che risponde al nome di Silvio Piola. E già, quel Silvio Piola che Ciro ha scardinato nelle classifiche di tutti i tempi. Ragazzi miei, voi sapete, dopo le ultime vicissitudini dell'ultimo anno, qual è il mio pensiero su Ciro Immobile, eh? Però ragazzi miei, applausi a Ciro. Questo ancora una volta ci deve far rendere conto che stiamo vivendo colui che è in assoluto il giocatore più incisivo, più rappresentativo della storia della Lazio. Non, senza se e senza ma, non ci sono dubbi su questa cosa qui. Un giorno avremo la fortuna di poter raccontare le gesta di colui che sarà citato nei libri della storia della Lazio come il giocatore più importante nella storia biancoceleste. Silvio Piola, io ho ascoltato le sue gesta, qualcuno le ha raccontate le sue gesta, qualcuno me le ha raccontate le sue gesta, ma l'invidia di viverlo dal vivo c'era mentre me lo raccontavano. Stessa cosa quando papà mi raccontava del suo idolo Giorgio Chinaglia. Ragazzi, stiamo a quei livelli, anzi, forse di più. Forse di più. Ciro Immobile è questo. E quindi, a coronamento di una carriera clamorosa, che io ribadisco ancora una volta, mamma mia, quanto prego Dio e spero di essere smentito dai fatti, è nella fase discendente della sua carriera Ciro Immobile, secondo me. E al culmine della sua carriera è arrivato questo premio. E attenzione, perché sono premiati tanti altri giocatori della Lazio: Romagnoli, Casale, Provedel, Zaccagni. Ben 5 convocazioni di giocatori della Lazio dal nuovo CT Luciano Spalletti. Caro Mancini, a parte lo schifo come ti sei comportato, lasciamo perdere, ed è giusto che la gente abbia sentenziato dopo quello che hai fatto, per come la penso io, perché io ti ho tanato subito, siete tutti testimoni, eh? Quando uscì la notizia un paio di settimane fa, 3 settimane fa, di Mancini che dava le dimissioni dalla nazionale, feci subito una live, vi ricordate? Era ora di pranzo, era stato il digiuno a dirlo. E io subito ho tanato. In quella live dissi che ero pronto a scommettere che Mancini, per come è attaccato ai soldi, per quello che ha fatto pure quando era la Lazio, Mancini sarebbe andato in Arabia a giocare. E infatti, puntuale, non solo un club arabo, papà, nazionale araba. Vabbè, di che stiamo a parlare? Va bene, ragazzi. Mancini è stato un grande giocatore, non cominciate a scrivere nei commenti, ne ha fatto la storia della Lazio, se la Lazio ha vinto lo scudetto è perché lui ha portato mentalità, tutto quello che vi pare. Però Mancini è anche quello che quando la Lazio stava per morire si piava 9 milioni d'euro di stipendio all'anno, mentre i giocatori rateizzavano lo stipendio in più anni per cercare di aiutare la società. Lasciamo perdere, eh? E c'è gente come Nesta che nemmeno ha voluto degli avanzi che gli aspettavano. Lasciamo perdere, ci sono uomini e uomini. Uomini e uomini. Ciao ragazzi, un abbraccio.